Amici di Thunder, un saluto dal Pala De Angelis, ottava giornata del girone A del campionato regionale Under 21. Il Santa Marinella ospita l'Italpol. Entrambe le squadre reduci da 5 successi consecutivi. I ragazzi di Taldini sono al secondo posto con 19 punti. Gli ospiti inseguono al quarto posto a quota 15, ma con una partita giocata in meno e con dei numeri pazzeschi. 40 gol fatti, solo 10 subiti. Ghessi, pressato subito alto da un avversario, copre la sfera, poi prova a giocare, perde il primo pallone del match, subito possibilità per l'Italpol, e il vantaggio dopo appena 20 secondi di gioco col numero 14, Italpol in vantaggio dunque subito al primo pallone, brutto pallone perso da Ghessi, ospite avanti. Attaccato da Pia, riesce ad andare via da un avversario a spazio, trova il filtrante col mancino per un compagno, si trattava di Calascione che manda sul fondo di pochissimo l'opportunità del raddoppio. Che riparte dalla propria metà campo, escono benissimo gli ospiti, poi Ghessi vorrebbe un fallo, il direttore di gara non lo segnala, catena! Romano in avanti per Ghessi, il controllo del 7 che prova a girarsi, risponde Beltrano. Biari tornato in campo, è uscito Ghessi. Perde la sfera, Achini attaccato, possibilità allora per l'Italpol, ancora catena, tiene in vita il Santa Marinella. Si riparte, pallone in avanti per Romano che prova a scavalcare Beltrano e va vicinissimo all'1-1. Carchiedi prova a sfondare il 6 che va via di potenza e trova il gol del 2-0 per l'Italpol. Raddoppio degli ospiti col numero 6 Carchiedi. Biari verso il centro del campo, il numero 3 allarga sulla destra per Ghessi che di prima gli restituisce il pallone, va via con un tunnel Biari, fermato poi da Beltrano. Si fa vedere Kodai, Carchiedi preferisce andare lungo, la mette bene a terra Tapia che poi va a servire un compagno nella confusione di Corvino, incredibilmente sul palo, azione fantastica dell'Italpol. Cambia del direttore di gara, laterale per il Santa Marinella che però perde subito la sfera, Tapia va a calciare, catena, compie un'altra grande parata. Biari che poi allarga per Romano, cerca il pallone di ritorno, il 10, sfera che gli ritorna tra i piedi, Biari prova a girarsi, trova Romano che col tacco vicinissimo a un gol splendido. Per Achine che riesce a girarsi, Achine calcia, Beltrano in uscita provvidenziale. Ghessi la botta e Beltrano ci mette i piedi. Romano lascia sfilare per Ghessi che controlla, pensa alla conclusione. Poi va da Kazuma, al destro di Ghessi che accorcia le distanze per il Santa Marinella. 1-2 dopo 22 minuti del secondo tempo. Kazuma. Romano in verticale, pallone sporcato, Ghessi non ci arriva, Carchiedi poi va via benissimo, Carchiedi, ancora catena, salva il Santa Marinella. Ghessi, Balcev, pensa alla conclusione, le mani di Beltramo e poi la conclusione verso la porta del Santa Marinella, di poco sul fondo. Ghessi, Balcev, Achine Kazuma, ma col destro! Ed è il pareggio in pieno recupero del Santa Marinella. Taldini in campo, tutta in campo la panchina della squadra di casa. Il Santa Marinella riprende la gara nel secondo e ultimo minuto di recupero col gol di Achine Kazuma. 2-2. Ancora un giro d'orologio. Ghessi conquista la sfera. Prova ad andare via Ghessi. Dentro Bettiari che si divora il gol del 3-2.